Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Clamorosa e spettacolare vittoria dell'Italia di pallavolo maschile ai campionati d'Europa in Polonia. La nazionale azzurra ha vinto l'oro battendo in finale la Slovenia per 3-2. Gara fantastica, primo set a favore della Slovenia, secondo per l'Italia, terzo di nuovo la Slovenia che è passata in vantaggio per 2-1, pareggio nel quarto set dell'Italia e vittoria nel tie break per 3-2. È stata una nazionale fantastica. Io farei un monumento all'allenatore Fefe De Giorgi, che ha preso questa squadra 25 giorni fa e ha avuto il coraggio di chiamare nuovi esordienti. Ne ha chiamati 9, tutti ragazzi che fortissimi. Nessuno si aspettava questa vittoria, ma questi ragazzi sono fortissimi. Il futuro è roseo, hanno 19-20 anni. Bene, bene. E ieri c'è stata anche una grandissima vittoria di Filippo Ganna nella cronometro dei mondiali di ciclismo in Belgio, dove il ciclismo è tutto, è come il calcio a Wembley, il ciclismo in Belgio vanno matti, e Ganna ha vinto, si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutivo dopo l'oro conquistato a Tokyo nella crona squadre. Che dire, è stato un 2021 spettacolare, fatto di successi da parte degli azzurri, l'Italia campione d'Europa di calcio, nessuno che se l'aspettava, abbiamo vinto. Nel tennis Berrettini che vince il Queens, a Londra arriva in finale a Wimbledon, Sinner che arriva in finale del Master 1000 e vince il 500 di Washington, la Georgi che vince il Master 1000 di Toronto, spettacolo. Parliamo delle Olimpiadi, dove abbiamo vinto dei 100 metri e nella staffetta 4%, dove di solito vincevano sempre giamaicani, inglesi, canadesi, americani. Ha vinto l'Italia con Jacobs. Tamberi, che dopo un infortunio del 2016 ha vinto l'oro nel salto in alto. Busa nel karate. Un anno spettacolare, la nazionale di pallavolo femminile, che dopo un'Olimpiade deludente ha vinto l'oro ai campionati europei in casa della Serbia, che aveva eliminato l'Italia alle Olimpiadi. Spettacolare. È un 2021 per lo sport italiano indimenticabili. Ringraziamo tutti questi atleti che ci rappresentano ed è bello vedere sventolare il tricolore quest'anno fantastico. Speriamo anche negli anni futuri di avere tutti questi successi. Grazie ragazzi, con questo vi saluto, alla prossima, ciao dal vostro Marco.